curiosità sull'approccio allo studio. L'immagine odierna dello studente, per quanto possa sembrare nuova e originale, in realtà è pari pari ripresa dal XV secolo. Il mai una gioia dell'odierno studente è l'esatta immagine dello studioso melanconico del passato, certo magari un po' più instagrammata, ma siamo lì. Non mi credete? Allora, ecco come Robert Barton, nella sua opera L'anatomia della melanconia del 1621, descrive gli studiosi, intesi come i più colpiti da questa malattia dell'anima e del corpo. Appesantito dal pensiero, prosciugato dalla solitudine, impigrito dalla sedentarietà. Questo impigrito è stato difficilissimo da dire, però ce l'abbiamo fatta. Oggi diremmo col cervello fuso, zero vita sociale e il buon vecchio non posso perché devo studiare. Ma perché? È l'unico modo possibile? E per essere buoni studenti si deve abbracciare la melanconia o la malinconia, come è chiamata oggi? Io non credo, quantomeno non come stato perenne o comunque che vada da settembre ad agosto. Ora, abbiamo detto che nel XV secolo questa situazione era considerata una malattia e pertanto credo sia utile capire come gli uomini del tempo la trattassero. Vi consiglio una cosa però, non chiedete la cura ad un medico di quel periodo, perché c'è una buonissima probabilità che a forza di purghe e di salassi vi uccida o vi provochi danni ben più seri del culo quadrato. Se i medici del corpo dovranno ancora, come direbbe Elias, demagificarsi, i medici dell'anima forse hanno già qualcosa di meglio. Tra i primi ad attenzionare l'argomento fu proprio Cartesio. In una lettera rivolta alla principessa di Boemia, Elisabetta, nel 1645. Ora, la principessa era affetta dalla melanconia o malinconia, ma il nostro caro buon vecchio Renato, invece di proporle una purga per curare il suo corpo da uno squilibrio di bile nera, no? La teoria dei quattro umori, che da Aristotele è arrivata fino alla medicina moderna, e invece di riportare questo equilibrio di questo umore della bile nera, la esortava a curare prima la sua anima. Con che cosa? Con la ragione. Ma ci arriviamo pian piano. Ora, prima di spiegare la terapia, da buon medico dell'anima, Cartesio spiega alla principessa l'origine di tale malessere, segnando la tradizione che giungerà fino a Freud, quindi neanche tanto tempo fa. Allo stesso modo faremo noi, cerchiamo di capire prima cosa sia la malattia per poi provare a trovare la cura. Che cos'è allora la malinconia? Questo malessere ha origine da un tradimento di carica libidica. Che vuol dire? Non riuscendo ad incanalare le forze psichico-emotive nell'oggetto che desideriamo, ne veniamo sopraffatti e cerchiamo di riparare a tale fallimento esasperando al massimo un singolo ambito della nostra vita, come può essere lo studio. Questo ambito però è investito da forze psichico-emotive vendicative ed autosabotative, e non forze pulite e sincere. Ed ecco che nonostante tutto il nostro apparente impegno, malviviamo quell'ambito nefasto. Vi ricorda qualcosa? Che so, studio da mesi tutto il giorno, tutti i giorni, e alla fine non mi presento all'esame. O rinuncio a molte cose per poi essere comunque insoddisfatto o insoddisfatta. Se è così, siete affetti da melanconia. Mo arriviamo al punto che ci interessa, la cura. Secondo Cartesio, solo noi possiamo guarirci da questa malattia. Guarirci con che cosa? L'abbiamo detto prima, con la ragione. A Elisabetta, il filosofo, consiglia di scoprire il motivo del tradimento di quelle forze, scoprire l'oggetto che il nostro desiderio non è riuscito a raggiungere e riappacificarci con esso. Se volete, è un po' come risolvere il problema alla fonte. Cosa vogliamo davvero? Cosa ci aspettiamo da noi stessi? Preso consapevolezza di ciò e riorganizzate le nostre forze,
si riesce finalmente ad uscire da quel circolo vizioso che alimenta la nostra frustrazione con altra frustrazione. Ora, se non il vostro studio vi rende infelici 11 mesi l'anno, non convincetevi che sia normale, non lo è. E se aprite Instagram e vedete che anche gli altri piangono sui libri, non pensate sia una legge valida per tutti. Anzi, dovremmo preoccuparci di una tale pandemia melanconica. E non pensate neanche che farete questa vita solo per 3 anni o per 5 anni o per l'ultimo anno e basta, perché le forze psichiche tradite restano. E se non potranno sfogarsi sullo studio, si sfogheranno altrove, magari sul lavoro, sulle amicizie. Il problema va risolto alla fonte. E la fonte non sono i libri, siamo noi, sei tu. Uno studente di successo, allora, non è mai solo uno che studia tutto il giorno. Perché la frustrazione non è mai una buona compagna di studi.